Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro organizzato dalla missione Creare Attrattività dell'obiettivo Cultura della Fondazione Compagnie di San Paolo. A seguito della pubblicazione della seconda sessione degli esiti di selezione del bando Switch dedicato alla trasformazione digitale degli enti culturali, con piacere vogliamo condividere l'esperienza della Fondazione Compagnie di San Paolo in questo complesso e sfidante percorso. Lascio pertanto velocemente la parola al presidente Francesco Profumo per i saluti e l'introduzione all'argomento. Sono particolarmente lieto di partecipare a questo evento perché, come certamente ricorderete, nel nostro piano strategico 2021-2024 la compagnia ha riconosciuto che la trasformazione digitale è una delle dimensioni trasversali del sistema che è comune a tutte le 14 missioni che la fondazione ha individuato come centrali nella sua programmazione nel quadriennio. Infatti, la trasformazione digitale è un qualche cosa che consente di cambiare il modo di lavorare, di fare cultura in modo diverso e soprattutto anche di partecipare in modo diverso. Il fatto che oggi siamo collegati in questa forma certamente è parte di questo processo. Del resto, la trasformazione digitale è stata individuata anche come una di quelle sfide imprescindibili da affrontare nei prossimi anni ed è stata quindi inserita tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e rappresenta anche all'interno del piano Next Generation EU della Commissione europea una delle tre priorità: transizione digitale, transizione ecologica e resilienza sociale. E infine, anche nel PNRR del nostro governo e nello specifico nel ministero, nella parte corrispondente al Ministero della Cultura, sono state individuate alcune linee di intervento prioritarie per utilizzare fondi del recovery proprio per lo sviluppo di piattaforme e strategie digitali per l'accesso al patrimonio culturale. Sono circa 500 milioni di euro. Quindi c'è un tema di tecnologie da una parte e dall'altra parte ci sono, nel nostro caso di oggi, i beni e le attività culturali. E in particolare ci sono tre elementi sui quali ci dobbiamo focalizzare. Il primo è potenziare ed efficientare la gestione delle attività e dei beni culturali. Da questo punto di vista, il Paese ha fatto alcuni investimenti nel corso degli ultimi anni, ma non sono stati sufficienti e quindi questo sarà uno dei temi su cui lavorare. Secondo, promuovere la valorizzazione anche con formati completamente diversi rispetto al passato e poi accrescere la modalità di fruizione. Questo insieme di elementi dovrebbe consentire di sviluppare una nuova cultura dell'innovazione che può permettere ai nostri territori e ai loro beni culturali di accogliere una grande sfida, che è quella di diventare soggetti sempre più attivi in termini di politiche di sviluppo e di crescita, sia economica che sociale che culturale. La compagnia, nel corso di questi ultimi anni, ha rivolto un'attenzione particolare allo sviluppo digitale degli enti culturali. Vi ricordo che già nel 2017 ha lanciato un progetto che si chiama Artissima Digital, ovvero lo sviluppo della dimensione digitale dell'evento Artissima. E questo lo ha fatto in modo strutturato con un piano pluriennale di innovazione negli ambiti della gestione, della fruizione e della comunicazione di Artissima stessa. Un secondo momento molto interessante dal punto di vista di questo processo verso l'innovazione digitale nel settore della cultura
Nel 2019 la compagnia ha aiutato e anche accompagnato la realizzazione del piano strategico dei Musei Reali di Torino, in cui si sottolineava l'importanza dello sviluppo della dimensione digitale del museo in quanto tale e della sua offerta. Ricordo che questo fu stimolato dal fatto che ci sarebbe stato un grande evento che è una mostra di Leonardo, per l'anniversario di Leonardo, e quindi era necessario che i musei reali avviassero questo processo e accelerassero questo percorso. Inoltre c'è stato sempre una grande attenzione per lo sviluppo del rapporto tra cultura digitale e nuove tecnologie. E quindi, per esempio, abbiamo partecipato e supportato l'Osservatorio Innovazione Digitale dei Beni e delle Attività Culturali del Politecnico di Milano. Arriviamo al febbraio 2020 ed è stato lanciato il bando Switch Strategie e Strumenti per la Digital Transformation. Avevamo fatto un po' di sperimentazioni e l'abbiamo portato a sistema con questo bando. L'intervento è profilato per sollecitare gli enti che operano nel settore dell'arte e della cultura in una prospettiva strategica di più ampio respiro, proprio con una grande attenzione alla trasformazione digitale. In modo coerente con il piano strategico 2021-2024, ma soprattutto forti e anche consapevoli dei risultati che avevamo ottenuto con il bando, con esperienze precedenti del bando SID, allora abbiamo pensato di massimizzare al massimo l'impatto del nostro intervento economico, andando ad osservare non solo l'output dell'erogazione, ma anche i processi che esso mette in moto. E allora abbiamo attinto a quella che noi chiamiamo la nostra cassetta degli attrezzi. E quindi il bando Switch si sviluppa come un bando in due fasi. Una prima per la definizione di un piano di innovazione digitale a medio-lungo termine di ciascun ente, strettamente connesso con la più ampia pianificazione strategica dell'ente stesso. E la seconda, con la realizzazione di un processo, di un progetto vero e proprio di tipo esecutivo per la messa a terra delle azioni previste per il raggiungimento del più alto grado di innovazione. Quindi, come vedete, la compagnia, come spesso fa, ha fatto da apripista, ha sperimentato, ha valutato i risultati e poi ha formalizzato attraverso un bando. Allora, il bando Switch vede un impegno importante per la compagnia di oltre 1.700.000 euro per 9 progetti che sono stati selezionati sulla base di 49 candidature che sono state ricevute. Inoltre il bando ha consentito di mettere a valore il ruolo della compagnia come hub di competenze del nostro territorio, quindi lo abbiamo fatto non solo per noi, ma mettendo a disposizione quello che era il risultato. È stata infatti fondamentale nelle diverse fasi del progetto la collaborazione con la Fondazione LINCS. Voi sapete che è uno degli enti strumentali della compagnia e in particolare si occupa di innovazione, che insieme all'obiettivo cultura ha presidiato dal punto di vista tecnico il tema dello sviluppo tecnologico ed ha accompagnato gli enti culturali in un percorso, una parte di mentoring per poter profilare in modo solido il piano dell'innovazione e dall'altro anche per mettere a fattore comune quelle esperienze che erano state sviluppate nel corso degli anni. Io mi fermerei qua, mi sembra che ci siano tutte le premesse per dire che questo è uno di quei bandi che potrà effettivamente continuare questa linea di innovazione e di sviluppo della compagnia, che ha come obiettivo quello di creare sul nostro territorio soggetti che siano più robusti, che abbiano
maggiore competenze sia di tipo manageriale che di tipo innovativo e quindi che siano più adeguate ad accompagnare il nostro paese in questa grande transizione nel quale è coinvolto. Grazie a tutti e a tutte le persone che hanno collaborato per lo sviluppo di questo progetto. Naturalmente auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie Presidente. Allora adesso entriamo più nel vivo dell'argomento della digitalizzazione nella cultura con un contributo video da parte della professoressa Paola Dubini, docente di economia aziendale delle istituzioni culturali dell'Università Bocconi di Milano. Buongiorno, grazie di avermi coinvolto in questa iniziativa e mille scuse perché non riesco a essere con voi oggi in presenza e quindi lascio a questo piccolo video qualche riflessione a beneficio del dibattito della giornata, sperando di avere presto l'occasione di rivedervi. Allora, il tema che mi è stato assegnato riguarda il ruolo delle tecnologie all'interno delle organizzazioni culturali e io sono partita un po' nelle mie riflessioni da questa domanda. Noi spesso ci diciamo che i mondi della cultura sono indietro rispetto alle tecnologie, in particolare alle tecnologie digitali. E questo indubbiamente è vero e abbiamo un sacco di statistiche che ce lo confermano, ricerche anche per esempio del Politecnico. Ho provato a chiedermi, ma come mai? Visto che le organizzazioni culturali sono parte della società e la società sta diventando via via sempre più esposta alle tecnologie, sempre più, diciamo, immersa nelle tecnologie, come mai questa ritrosia? La risposta che mi do ha a che fare con alcune difficoltà, alcune complessità intrinseche legate a questa relazione. La prima ha a che fare con il rapporto con i contenuti. Cioè, se noi guardiamo a un museo, a un archivio, a una biblioteca, a un centro culturale, come a un produttore di conoscenza che gestisce contenuti, passatemi il termine, quasi come se fosse anche un editore. Beh, un primo tema legato alla digitalizzazione ha a che fare con il rapporto con i contenuti. E quindi perché bisognerebbe digitalizzare? E noi vediamo che nell'esperienza di diverse organizzazioni questo perché si declina in tanti modi. C'è chi digitalizza per conservare meglio, c'è chi digitalizza come passo per poter presentare e offrire un catalogo e poi lavorare su questo catalogo. C'è chi digitalizza perché l'immagine digitalizzata permette di fare ricerca in modo diverso rispetto al contatto con il documento fisico. C'è chi digitalizza per raggiungere nuovi pubblici, perché non tutti possono permettersi di viaggiare e lo abbiamo sperimentato, e quindi la possibilità di accedere via computer a contenuti digitalizzati allarga potenzialmente la varietà e la numerosità dei pubblici coinvolti. E poi, sperabilmente, visto che stiamo parlando di organizzazioni culturali, questa digitalizzazione deve produrre nuova conoscenza. È evidente che qualunque sia il significato che attribuiamo alla relazione, ai modi in cui la tecnologia mette in relazione l'organizzazione culturale con i contenuti, scattano una serie di conseguenze, conseguenze che sono di non poco momento. E anche quando guardiamo la questione della relazione con la tecnologia in termini di rapporto con i pubblici, anche qui dobbiamo chiederci perché, che cosa significa usare la digitalizzazione, utilizzare le tecnologie digitali come strumento per cambiare i modi di relazionarci con i pubblici.
per informarli in modo diverso, per fare sì che loro abbiano accesso non solo alla contemporaneità di quello delle attività che si svolgono, ma anche agli archivi, per poter moltiplicare dei canali di fruizione, per poter raccogliere informazioni su questi utilizzatori, su questi utenti. Il tema dei dati sulla cultura è un tema enorme e ancora moltissimo da esplorare. Noi davvero sappiamo molto poco dei consumi culturali e dei comportamenti delle persone all'interno delle organizzazioni culturali. Come un pezzo della costruzione del significato dell'esperienza, per esempio, di visita o di fruizione di contenuti. Poi naturalmente c'è un tema di comunicazione rispetto a pubblici diversi e la possibilità di realizzare alcune attività che non sono vincolate da una prossimità fisica. Quindi effettivamente, vista così, la tecnologia apre una serie, le tecnologie, scusatemi, aprono una serie di opportunità nei confronti dell'offerta riguardo a quello che è possibile offrire e riguardo a chi è possibile offrirlo, ma naturalmente richiedono poi nel frattempo di costruire un'infrastruttura che è fatta di hardware, di computer, di connessioni, di device di varia natura che possano raccogliere informazioni o fornirle. Le forniamo sugli smartphone, sui totem. Quindi l'infrastruttura è fatta di tante cose in sede, fuori sede, prima, durante, dopo l'esperienza di visita, ha a che fare con la scelta di partner, di tecnologie e di interfaccia, ha a che fare con l'organizzazione e l'utilizzo sistematico dei dati che vengono generati attorno a questa relazione con le tecnologie, le priorità di investimento, perché normalmente imbarcarsi in un progetto di upgrade tecnologico è un processo di investimento di non poco momento, e le competenze organizzative e i ruoli, come cambiano le tecnologie, impattano non solo sul che cosa si fa, sul a chi si offre, ma anche su come si lavora. Quindi ecco che il senso, credo, di questo momento di riflessione collettivo ha a che fare con il fatto che non è che quando noi parliamo di organizzazioni culturali e tecnologie digitali abbiamo un problema di digitalizzazione. Abbiamo non solo un problema di digitalizzazione, ma forse prima ancora e ancora di più un tema di transizione digitale, un tema complessivo di ripensamento dei processi, che sono processi di natura editoriale, passatemi il termine, di natura gestionale e amministrativa, di relazione con il pubblico e che quindi impattano tutte le funzioni dell'organizzazione museale, da chi fa ricerca, a chi conserva, a chi organizza, a chi produce, a chi tiene rapporti con il pubblico, a chi governa gli spazi. E questo ripensamento dei processi è un ripensamento inevitabilmente, passatemi il bisticcio, di processo, per cui noi avremo che avverrà all'interno, separatamente per ciascuno dei processi e poi in qualche modo dovrà essere cucito. Ecco che se quindi interpretiamo la relazione con le tecnologie in questo modo, capiamo perché organizzazioni che operano all'interno di una storia spesso molto lunga e con un complesso di vincoli non indifferente, hanno una relativa fatica ad entrare in relazione. Ecco, quindi io devo dire che una delle cose che ho particolarmente apprezzato dell'approccio di Compagnia di San Paolo nell'affrontare il tema della relazione fra
organizzazioni culturali e tecnologie è stata questa idea di accompagnare un processo che non è solo l'acquisto di un po' di cose o la gestione di un sito web o l'organizzazione sistematica di campagne social o arrivo a dire la costruzione di un sistema di CRM barra di un archivio digitale, ma l'accompagnamento a un processo che è un investimento che accompagna un processo strumentale rispetto a diversi obiettivi che hanno a che fare con quello che l'istituzione culturale fa, con il suo mestiere più profondo e quindi il senso della ricerca, il senso dell'accessibilità, il senso della promozione territoriale, lo stimolo alla curiosità intellettuale e arrivo anche a dire una nuova declinazione per aprire mercati culturali, scambi di prodotti, di servizi, di dati, di informazione e naturalmente sotto un vincolo di sostenibilità economica. Quindi quello che a me ha colpito molto di questa iniziativa è stata proprio lo sforzo di chiedersi in che modo possiamo stimolare barra accompagnare le organizzazioni culturali a fare in modo che la tecnologia diventi un pezzo della missione e della strategia culturale, uno strumento perché il senso dell'istituzione culturale diventi più completo. E avvicinarmi a questo processo mi ha anche fatto un po' più capire perché, quali sono le barriere che vanno un po' affrontate. La prima, lo sappiamo molto bene, è una questione di autenticità. Per quanto noi vogliamo godere di uno spettacolo teatrale e abbiamo visto in questi mesi delle operazioni molto interessanti dal punto di vista di produzione di spettacolo dal vivo fruito a distanza, resta il fatto che le istituzioni culturali hanno da affrontare un tema di autenticità dell'esperienza con l'opera. E questa autenticità richiede un pensiero e una qualità di pensiero che va riconosciuta. Dall'altra parte, è chiaro che trattandosi spesso di investimenti e di investimenti pluriennali è necessario immaginare anche come sostenere questi investimenti e quindi la scrittura del bando banalmente può porre alcuni vincoli ai modi in cui le organizzazioni culturali si avvicinano alla tecnologia. Un altro aspetto ha a che fare con le competenze, con la velocità del cambiamento, dei cambiamenti tecnologici, la stabilità delle tecnologie, le conseguenze degli investimenti. Quindi valutare che cosa è urgente, quali sono le conseguenze sul piano tecnico, economico e organizzativo di scelte di investimento non sono cose banali e anche su questo bisogna prestare attenzione. E infine l'altro aspetto che non è solo delle organizzazioni culturali, ma è un po' di tutti coloro che si imbarcano in processi di transizione tecnologica, c'è il fatto che portare davvero all'interno dell'organizzazione le tecnologie richiede e chiama ad un capovolgimento di approccio, da una prospettiva incentrata su luoghi fisici, sulle collezioni, sul rapporto col tempo e con lo spazio in particolare, ad una situazione ribaltata che parte dai pubblici per ritornare indietro, parte dalla relazione con i pubblici per ritornare indietro e inevitabilmente porta una situazione, un approccio di processo. Grazie.
Grazie mille allora alla professoressa Dubini per questo suo intervento. E adesso passo la parola alla collega dottoressa Francesca Gambetta, responsabile della missione Creare Attrattività dell'obiettivo Cultura, per una narrazione dell'esperienza della Fondazione attraverso il bando Switch. Grazie Paola, buongiorno a tutti. Ringrazio anche il presidente Profumo e la professoressa Dubini per gli interventi che mi hanno preceduto e che effettivamente sono molto incisivi e puntuali. Mi ricollego adesso proprio per approfondire nello specifico i temi che stanno emergendo nei progetti che sono stati selezionati nell'ambito del bando Switch. Non mi ripeterò sull'analizzare le finalità perseguite dal bando che potete vedere sintetizzati appunto in questa slide, così come nella slide successiva notate appunto quello che è la timeline di questo percorso iniziato nel 2020 e che ci porterà a lavorare insieme fino al 2022, fino al quarto trimestre del 2022. Quello che ci dà un po' la cifra del perimetro del questo intervento è la slide successiva, dove vediamo appunto che sono pervenute 49 candidature, di queste 47 erano state considerate ammissibili e 12 candidature sono passate alla fase 2. Ricordo che appunto il bando strutturato in due fasi prevedeva prima la presentazione del piano di innovazione digitale pluriennale e quindi poi sul progetto esecutivo. Ecco, delle 47 candidature, 12 enti hanno presentato un piano di innovazione pluriennale sufficientemente solido e approfondito e poi, a seguito di un percorso di mentoring svolto anche con Fondazione Links, 12 hanno appunto potuto presentare il proprio progetto esecutivo. Di questi 12, a fine 2020 e adesso a maggio 2021, sono risultati meritevoli di contributo 9 progetti per un ammontare di oltre 1.700.000 euro, e gli enti appunto li vedete elencati. Entriamo quindi invece proprio nel merito di quelli che sono le tematiche che i progetti selezionati nel bando stanno affrontando nello sviluppo del proprio piano di innovazione. Come potete vedere, sono tutti temi strettamente connessi alla mission e alla realtà degli enti stessi. Questo ci conferma cosa? Ci conferma che la definizione dei piani di innovazione che erano stati appunto proposti in realtà sono fortemente linkati, nascono in stretta connessione con i piani strategici degli enti stessi. Quindi il bando effettivamente ha permesso lo sviluppo di una riflessione che veda la digital transformation, appunto la transizione digitale, come un qualche cosa di insito nello sviluppo dell'ente stesso. Chiaramente a cascata anche i progetti esecutivi presentati in fase 2 sono coerenti e orientati al raggiungimento delle finalità strategiche delle istituzioni. Quindi anche ricollegandoci a quello che ha appena detto la professoressa Dubini, pensiamo che effettivamente con il bando Switch stiamo attivando non tanto solo una digitalizzazione delle istituzioni, ma proprio stiamo favorendo la transizione di queste istituzioni a pensare in modo digitale, andando a incidere sui processi degli enti stessi. Vediamo più puntualmente quali sono questi 5 temi che i nostri progetti stanno affrontando. Il primo tema è quello forse più core delle istituzioni culturali ed è legato al proprio patrimonio, ovvero appunto la gestione del patrimonio e delle collezioni, quindi inteso come collezioni d'arte, ma anche appunto come fondi archivistici o spazi culturali. Nel 2015 meno del 20% dei musei italiani aveva strumenti digitali volti alla gestione delle proprie collezioni. La situazione è certamente migliorata nel corso di questi anni, ma certamente la transizione digitale del patrimonio culturale risulta essere ancora oggi una delle priorità da affrontare. E se questo può sembrare in realtà una gestione molto interna, cioè prevedere soluzioni tecnologiche per una gestione di back office, di strumenti interni dell'istituzione, in realtà queste soluzioni hanno degli impatti rilevanti anche verso l'esterno, verso
verso il proprio pubblico. Pensiamo per esempio appunto alla catalogazione, la digitalizzazione dei documenti e dei beni di un museo o di un fondo archivistico è ciò che consente agli utenti effettivamente di poter fruire di quel patrimonio anche in remoto, anche successivamente, e rappresenta anche dà la possibilità alle generazioni future anche di continuare a fruire dello stesso. Muovono su questa attenzione molti progetti del bando Switch. Il Museo Egizio di Torino lavorerà per la creazione di un ecosistema digitale capace di integrare gli strumenti di archiviazione scientifica della collezione con gli strumenti di gestione e organizzazione dei processi di lavoro. Cosa significa? Significa che la gestione dei dati della collezione e la messa in sicurezza degli stessi andranno a interessare direttamente i processi di monitoraggio dello stato conservativo dei reperti, ma anche poi appunto la progettazione delle mostre, sia quelle ospitate a Torino, sia quelle poi eventualmente itineranti, e più in generale tutta l'attività di ricerca scientifica, favorendo anche modalità di collaborazione. Quindi questo lavoro andrà a influire appunto su tutti i processi di lavoro dei singoli uffici, che in tal modo saranno molto più compenetrati tra di loro, quindi in una gestione più integrata e organica dell'intero museo, e permetteranno all'intero museo anche di porsi in modo più proattivo nei confronti dell'ambiente esterno. Anche il Museo di Palazzo Reale di Genova, con la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, sta attivando un progetto volto a creare un unico grande archivio di informazioni multidisciplinari che possano portare a una futura conoscenza e consultazione molto più fluida dei processi storici e dei beni del ricchissimo patrimonio. Pensate che appunto sono tre sedi, una più ricca dell'altra, e questo a scopo sia conservativo e manutentivo, ma certamente anche poi a scopo poi di ricerca e divulgativo. Ovviamente si tratta quindi di valorizzare e di ordinare queste informazioni in modo tale poi anche da rendere più flessibile tutte le varie scelte rispetto appunto ai costi di gestione degli edifici e anche appunto agli interventi di manutenzione e di restauro dei beni stessi, e chiaramente anche poi una maggior valorizzazione del questo patrimonio attraverso lo sviluppo di piattaforme online anche per la gestione delle immagini e per la fruizione delle collezioni. Interessante anche il fatto che finalmente si avrà una sede, seppur virtuale ma unica, di tutti gli archivi relativamente a questi beni, che in questo momento sono fisicamente in sedi diversi. Il secondo tema che emerge appunto dai progetti del bando Swigec è quello del management, ovvero come la tecnologia rafforza gli enti culturali andando a incidere sui percorsi gestionali dell'organizzazione e implementando le competenze dello staff, delle risorse umane che nelle organizzazioni operano. Anche in questo caso sembra di nuovo un'attenzione verso l'interno, ma abbiamo già anche sottolineato come l'efficientamento della gestione dell'ente non può che favorire una migliore offerta culturale e una più efficace valorizzazione dei beni culturali, anche nella prospettiva di rendere più attrattivo il contesto territoriale nel quale i beni questi beni insistono. Inoltre, come già sottolineava il Presidente, il fatto di dimostrarsi enti proattivi, pronti ad accogliere la sfida della digital transformation, porta questi soggetti a essere di fatto delle best practice di innovazione nel contesto più ampio, nazionale ma anche internazionale, e essere soggetti attivi nelle politiche di sviluppo dei propri territori. Muovono in questa direzione pressoché tutti i progetti del bando Switch. Mi piace ricordare qua il progetto della Fondazione del Castello Visconteo Sforzesco di Novara, un ente relativamente giovane che si occupa appunto di organizzare mostre e eventi nel capoluogo piemontese, e che nel più ampio e articolato piano di innovazione parla proprio nello sviluppo delle proprie risorse umane come uno degli asset portanti. La fondazione, oltre poi a lavorare per un efficientamento della gestione delle proprie attività interne, individuerà un digital officer che andrà chiaramente a gestire tutti quelli che sono i processi più strettamente connessi al digitale, e svilupperà un massivo piano di formazione per il proprio
staff, mescolando peraltro in un approccio misto tra formazione tradizionale super, per quel che riguarda diciamo gli aspetti più strettamente tecnologico, e invece formazione un po' più partecipativa per lo sviluppo delle soft skills necessarie appunto per attivare all'interno della struttura appunto lo sviluppo di una cultura dell'innovazione. Abbiamo visto anche già anticipato i Musei Reali di Torino, quello che vedete nella seconda fotografia, che nel loro piano di innovazione pluriennale sottolineano proprio la necessità di come il cambiamento profondo dell'organizzazione debba partire dal cambiamento dello staff che nell'organizzazione lo compongono, e come l'efficacia e l'efficienza di alcuni processi gestionali possano arrivare da una gestione data-driven del museo. I Musei Reali di Torino svilupperanno questo piano di innovazione molto ambizioso, creando proprio anche in questo caso un ecosistema volto a sviluppare una cultura digitale trasversale in tutte le aree del museo, integrando i dati e mettendoli a supporto del decision maker, dei sistemi decisionali e di pianificazione. Il valore aggiunto di questo progetto è che riusciranno a integrare le soluzioni tecnologiche già presenti nel polo museale con nuove tecnologie, e lo faranno pressoché in tutti gli ambiti della gestione dell'istituzione, dal controllo di gestione alle risorse umane, dalla gestione dei prestiti in entrata e in uscita a appunto l'archivio fotografico e la digitalizzazione e l'archivio digitale dei documenti. Quindi una riorganizzazione abbastanza significativa che interesserà anche alcuni processi e il funzionigramma del museo, e che appunto sarà accompagnata da un forte percorso di capacity building. Ovviamente non poteva mancare nei progetti del bando switch un altro tema chiave, ricordato già anche dalla professoressa Dubini per le istituzioni culturali, ovvero quello della fruizione. È sempre più evidente, e probabilmente in questo anno pandemico ce ne siamo ancora resi più consapevoli, come la digitalizzazione e le nuove tecnologie possano accrescere la fruizione dei beni e delle attività culturali, aprendo opportunità di ripensare di proporre il rapporto col pubblico come un'esperienza estesa, quindi al di là del tempo e dello spazio nella quale di fatto si va ad agire. Ecco, questo appunto è un elemento fondamentale della sfida che le istituzioni culturali hanno deciso di intraprendere. Altrettanto importante è il fatto che, ed è peraltro riconosciuto anche dallo stesso Ministero della Cultura, che ne ha fatto una delle linee di intervento del PNR, come le nuove tecnologie e il digitale siano degli strumenti da sviluppare per offrire ai cittadini e agli operatori nuove modalità di fruizione, ma accrescere l'accessibilità e rimuovere, laddove ce ne siano, le barriere fisiche e cognitive ai beni culturali. Quindi una doppia dimensione delle tecnologie nel rapporto con il pubblico. Muove in questa direzione appunto una linea di intervento del progetto Digital Gates proposto dal Teatro Stabile di Torino. Infatti, parallelamente a delle azioni volte a potenziare la customer care e a un efficientamento gestionale della propria dotazione tecniche, il Teatro Stabile intende dotarsi, primo teatro in Italia, di alcune tecnologie di sovratitolazione mobile e indossabili, e in modo tale appunto da garantire una sempre più ampia e accessibile offerta al proprio pubblico. Sono soluzioni molto flessibili come target di ultima generazione, che parallelamente appunto verranno messe a sistema anche con nuovi strumenti di traduzione, che permetteranno quindi agli spettatori non solo di assistere eventualmente a produzioni internazionali in altre lingue, quindi con una traduzione contemporanea della drammaturgia, ma permetteranno anche agli spettatori non udenti di poter godere dello spettacolo teatrale.
fortemente orientato all'ampliamento delle modalità di fruizione dell'offerta culturale e dei pubblici di riferimento, anche il progetto del Museo Nazionale del Cinema di Torino, che si focalizza maggiormente su tutte quelle che sono le offerte più strettamente legate alla formazione e alla didattica. In questo caso si tratterà di sviluppare delle piattaforme streaming per dei contenuti culturali online, live e on demand, e anche creare dei gli spazi per un'interazione con il pubblico. Peraltro l'offerta che può offrire il Museo Nazionale del Cinema è molto ampia, perché non è solo strettamente legata alle collezioni del museo, ma mette anche a valore l'alta formazione promossa da il Torino Film Lab, che è appunto il dipartimento che si occupa dell'alta formazione nelle produzioni audio-video, che è in capo al museo. Quindi una piattaforma di video content management per la fruizione di contenuti on demand da parte e live da parte degli utenti, lo sviluppo di un sistema web di videoconference per la trasmissione di questi contenuti, più chiaramente tutto uno sviluppo di piani di formazione che possano appunto dare, e di strumentazione tecnologica che permetteranno chiaramente a tutto lo staff di avere prodotti qualitativi adeguati. Tutto questo sarà strettamente connesso anche con il CRM del museo, in modo tale anche da differenziare e customizzare sempre di più questa offerta. Un altro tema che abbiamo trovato appunto nei progetti del bando Switch è quello della ricerca e della formazione. Le istituzioni culturali hanno insita nella propria identità l'essere centri di conoscenza, di studio, di ricerca, e perseguono queste finalità con le proprie attività di formazione, disseminazione e divulgazione. In questa prospettiva, ovviamente, il digitale e le nuove tecnologie diventano proprio dei fattori abilitanti per definire sempre di più quelle che possono essere gli interventi e le azioni delle istituzioni, in modo tale da tener conto anche di nuovi target, in modo tale da customizzare questa offerta e ampliare sempre di più la platea dei beneficiari. Il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale opererà proprio in questo senso, in stretta connessione con la finalità del proprio piano strategico di diventare, di posizionarsi sempre di più come centro di alta formazione e ricerca nella conservazione dei beni culturali, sia a livello nazionale che a livello internazionale. In modo particolare creerà una piattaforma digitale per l'erogazione di formazione tecnica online e svilupperà un'offerta formativa online sui temi del cultural heritage. Questa formazione sarà rivolta specificatamente a un target internazionale, quindi inizia a esserci, grazie al digitale, la possibilità effettivamente di aprirsi a nuovi pubblici, e quindi attenzione anche ad avere possibili nuove linee di income e di sostenibilità per i propri enti, perché chiaramente questa offerta sarà messa a pagamento a favore appunto degli operatori del settore, e appunto il CCR ci ha proprio messo in evidenza come effettivamente dopo un investimento iniziale questo tipo di linea di intervento aiuterà a generare entrate per il centro stesso. In una prospettiva simile è anche il progetto, una linea del progetto proposto dal Print Club di Torino, che è un'istituzione decisamente più giovane che vuole appunto posizionarsi come attivatore di percorsi formativi di diverso livello e capace quindi di promuovere contenuti autoriali e curatoriali. Il Print Club nasce proprio come l'intento di attivare, di gestire e di animare un laboratorio di stampa dove designer, giovani grafici, ma anche semplici amatori possono andare a realizzare i propri progetti grafici in autonomia, accompagnati da appunto addetti del settore. In questo caso chiaramente un valore aggiunto anche la community che si crea intorno a questa realtà. Ebbene, il Print Club nel proprio progetto esecutivo svilupperà volutamente
delle azioni volte all'ottimizzazione di vendite di contenuti e di servizi di formazione che possano essere effettivamente che possano raggiungere pubblici più ampi e possano anch'essi essere fonte di ricavo per la sostenibilità dell'ente. Inoltre appunto svilupperà anche piattaforme quindi di e-commerce, piattaforme per lo streaming e per la realizzazione appunto di webinar e di workshop. L'esperienza del Print Club ci porta ad approfondire un ultimo tema che noi abbiamo identificato in modo un po' audace come quello delle sfide, ovvero dove la digital transformation è un fattore abilitante prezioso per gli enti più giovani e più sperimentali, in modo tale da diventare più solidi, perché essi diventino più solidi, e per poter ampliare la propria offerta culturale, un po' appunto come sottolineava anche il presidente Profumo nel suo intervento introduttivo. Abbiamo detto appunto il Print Club, il piano di innovazione pluriennale proposto dal Print Club è molto orientato al rafforzamento della loro realtà. Il Print Club nasce nel 2015, quindi è abbastanza giovane come soggetto, e lo verrà questo piano di innovazione si interesserà sia alla struttura interna, di nuovo con lo sviluppo di percorsi di formazione, ma anche con l'identificazione di uno store manager e di un referente digitale, sia con lo sviluppo del rapporto degli stakeholder e di una figura proprio orientata a lavorare nelle relazioni al fine anche di trovare nuove fonti di sostegno, e infine, come dicevo prima, con una diversificazione di beni e servizi in modo tale da avere anche nuove linee di interesse. E successivamente, se mandiamo avanti le immagini, ecco, fa parte anche in questa prospettiva, appunto, l'ente prevede che il progetto generi ricavi per il 30% nei prossimi 3 anni, e dopo 5 anni si possa arrivare appunto anche a un utile d'esercizio rispetto all'investimento attivato. E per ultimo, ma altrettanto interessante, forse più sfidante di tutti i progetti nell'ambito del bando Switch, è il progetto della Fondazione Nuto Revelli per la borgata montana di Paraloop. Allora, la fondazione è nata nel 2016 per volontà della famiglia in memoria dello scrittore piemontese Nuto Revelli, che era un alpino, un partigiano e scrittore appunto della memoria contadina. È nata sostanzialmente per tutelare e diffondere il ricco patrimonio archivistico, che peraltro è un patrimonio per lo più legato alla storia orale, e appunto di questi luoghi, ed è connesso chiaramente alle vicende della Resistenza e della Seconda Guerra Mondiale. La fondazione in questi anni è stata attiva in diversi progetti, il più ambizioso forse dei quali è stata la riqualificazione della borgata di Paraloop. Siamo in Vallestura, quindi in montagna, in provincia di Cuneo. Bene, questo lavoro ha portato appunto ad avere questa borgata, che è diventata appunto la borgata di Paraloop, era stata la prima borgata della Resistenza piemontese, e qui oggi appunto c'è l'archivio della Fondazione Nuto Revelli. Cosa farà la Fondazione Nuto Revelli con il bando Switch? Tenterà effettivamente, si propone mettere a valore ancora di più il fondo archivistico attraverso appunto lo sviluppo di un sistema archivistico particolarmente innovativo, quindi da offrire un'offerta culturata maggiormente integrata, sviluppando anche dei progetti laboratoriali particolarmente innovativi, prevedono degli hackathon proprio per il coinvolgimento del e la co-creazione di questi progetti di divulgazione, e poi svilupperà grazie a delle tecnologie tutti degli assi di azione che in questo momento non erano ancora stati particolarmente sviluppati, e che proprio grazie al digitale possono diventare a tutti gli effetti anche fonti di income, come per esempio le pubblicazioni digitali e la
il digital marketing, diciamo azioni di marketing. In questo senso quindi l'esperienza di Paraloop diventerà veramente un caso interessante da studiare per comprendere se effettivamente possa essere un modello di intervento per le terre più periferiche del nostro paese, per le terre alte, dove le esperienze appunto di trasformazioni digitali possono sembrare più complesse, ma dove effettivamente iniziano a presentarsi e a proporre interventi particolarmente innovativi. Io mi fermo qui, il lavoro da fare sarà molto, noi siamo molto molto interessati a comprendere come andrà avanti e lascio adesso la parola a Paola per continuare appunto in questo overview di questo percorso molto ricco e proficuo che è il Bando Switch. Grazie. Grazie Francesca, come giustamente dicevi in questo percorso la compagnia, come anche diceva il presidente Profumo nell'introduzione, ovviamente non si è mossa da sola ma si è avvalsa della preziosa collaborazione di due istituzioni di ricerca che ci hanno accompagnato nella definizione del bando e in alcune cruciali fasi organizzative. Inizio questa carrellata con la Fondazione Links, che ci ha supportato nel complesso dialogo fra il mondo culturale e il comparto tecnologico. Lascio pertanto la parola all'ingegner Stefano Buscaglia, direttore generale della Fondazione Links. Grazie mille Paola e prima di tutto vorrei cominciare ringraziando la Fondazione Compagnia di San Paolo per questo invito che ci permette appunto di raccontare il percorso che abbiamo in effetti iniziato e realizzato insieme. Allora, nella presentazione racconterò un po' questa esperienza, l'incontro direi tra due mondi, quello del digitale e quello della cultura, che sta andando via via intensificandosi in maniera sempre più significativa. Negli ultimi 10 anni molte organizzazioni culturali, prima nel panorama internazionale e più di recente nel nostro paese, hanno iniziato a sviluppare progetti di trasformazione digitale che hanno inaugurato un cammino di digitalizzazione che oggi appare imprescindibile in effetti, soprattutto alla luce dell'accelerazione imposta dall'emergenza sanitaria che ci ha colpito. Quella che si può definire ormai una contaminazione reciproca è nata principalmente per una spinta endogena interna di adeguamento digitale, di digital alignment, la necessità da parte degli enti culturali di colmare il divario esistente con altri settori già permeati dall'uso, più avanzati nell'uso della tecnologia, ma soprattutto di rimanere al pari con le nuove esigenze e desideri di personalizzazione dell'esperienza da parte degli utenti e rimanere quindi competitivi rispetto a grandi attori e major players del mondo culturale. La digitalizzazione del comparto culturale è avvenuta in risposta sostanzialmente a due bisogni fondamentali. La prima necessità è quella di avviare una relazione multicanale e ricostruire la relazione con i propri pubblici in maniera digitale. Il pubblico si è infatti abituato a parlare nuovi linguaggi, quella lingua informale che passa attraverso canali digitali, social network, e attingere a nuove fonti di informazione, come ben facciamo tutti, sappiamo tutti e facciamo tutti ogni giorno. Gli enti in risposta hanno iniziato a rinnovare la propria immagine attraverso il web, questo è stato un primo step importante, e hanno aperto i primi profili social di comunicazione diretti con i propri utenti. Quindi ad oggi si calcola che più del 90% dei musei ha oggi un sito web, che è direi un traguardo ragguardevole. Il secondo elemento importante che volevo citare è quello del ripensamento, tra virgolette, di un'ottica di efficientamento. Cosa intendo? Intendo che si tratta di un percorso più recente, tuttora in corso, che presenta margini di miglioramento ovviamente, durante il quale le organizzazioni hanno volto la loro attenzione attingendo a quelle soluzioni di back office sviluppate a supporto delle attività amministrative e commerciali, ma per snellire i processi, incrementare le vendite e generare nuovi flussi di cassa. Per citare un esempio, nel 2018 il software CRM,
veniva indicato come prioritario dal 43% delle istituzioni, e nel 2019 si calcola che circa poco più di un terzo di queste istituzioni ha in effetti un CRM. Questa apertura all'innovazione è stata accolta proattivamente dal mondo tecnologico e ha innescato questo dialogo virtuoso che può definirsi a pieno titolo una valorizzazione reciproca al quale stiamo in effetti assistendo e di cui ci siamo fatti facilitatori noi di Fondazione Links. In questo contesto quindi che abbiamo iniziato nel 2019 a collaborare con Fondazione Compagnia di San Paolo, che è il nostro socio fondatore, sui temi della contaminazione tra arte e tecnologia, con l'obiettivo di sostenere e favorire la cultura dell'innovazione negli enti culturali. Vi parlerei delle due esperienze fondamentali e importantissime. In questo scenario Fondazione ha avviato la collaborazione prima di tutto nel progetto di fornitura di un CRM per il cluster dei musei torinesi. Il progetto aveva come obiettivo la definizione di una roadmap di innovazione data driven per l'implementazione di un software CRM appunto in favore di 3 realtà museali di Torino. Links si è occupata quindi di condurre attività di benchmark analysis, ovviamente riferendosi ai competitors diretti o a enti di riferimento internazionali, nonché di supporto estremamente operativo per individuare le funzionalità dei CRM specifiche per l'operatività di queste realtà museali, identificando anche i fornitori, i system integrator, estendendo il capitolato tecnico di gara. Abbiamo inoltre svolto un'attività di sensibilizzazione e di capacity building volta ad avvicinare gli enti culturali all'uso del digitale con un approccio data driven. Il fattore chiave di successo di questo ambizioso processo è stato quello di porsi in ascolto e individuare la funzionalità del CRM, le funzionalità specifiche del CRM per il comparto dei musei, in risposta ai bisogni dei 30 coinvolti. Links ha quindi agito davvero facilitatore semantico tra mondo tecnologico e mondo culturale, lavorando già nelle primissime fasi del progetto con l'obiettivo di favorire il dialogo e avvicinare il comparto museale ai temi del CRM. Per la stessa natura del CRM, che si basa sulla raccolta degli analytics degli utenti, Links ha accompagnato gli enti tramite un vero percorso educativo ad adottare nuove metodologie di lavoro fondate sulla gestione e valorizzazione della catena del dato, di cui tanto si parla nell'attualità al giorno d'oggi, anche in questi ambiti museali, focalizzandosi sull'importanza di definire una strategia digitale basata sull'utilizzazione del dato, la cosiddetta data exploitation, come fattore abilitante dei processi decisionali e di modalità innovative di valorizzazione e di reazione col cliente. La scelta di insistere su queste metodologie di lavoro fondate sulla gestione e valorizzazione della catena del dato è stata elaborata partendo dall'evidenza che gli enti culturali costituiscono una fabbrica di dati, oltre che una fabbrica di cultura, ovvero un bacino di raccolta di dati potenzialmente ricchissimo che per varie ragioni, soprattutto nell'era pre-pandemia, rimaneva in gran parte inesplorato e inutilizzato. Un'analisi corretta e opportuna e opportunamente gestita consente invece azioni di digital marketing efficaci e personalizzate, ma non solo, è anche in grado di guidare processi di supporto alle decisioni, revisionare i processi interi e indirizzare scelte mirate per l'allestimento delle sale espositive e per l'erogazione dei servizi. Seconda esperienza, il bando Switch, di cui già abbiamo avuto modo di avere varie informazioni con l'intervento precedente. L'approccio data-driven ha fatto da fil rouge, da ispirazione, anche in questa collaborazione per questo secondo processo secondo progetto di collaborazione con Compagnia di San Paolo. La collaborazione aveva 3 obiettivi, quella di favorire la contaminazione tra mondo tecnologico e culturale, quella di supportare le organizzazioni culturali nella definizione di strategie e pianificare piani di innovazione pluriennali, promuovendo la cultura della pianificazione strategica. Fondazione Links ha quindi messo a disposizione le proprie competenze tecnologiche e gestionali, fornendo supporto nella stesura del bando, creando un documento di linee guida a supporto del bando,
ma soprattutto costruendo una rete di partner tecnologici che hanno affiancato le organizzazioni culturali nelle fasi di pianificazione e implementazione dei processi di innovazione. Come visto prima, siamo stati facilitatori tramite un'attività di mentorship tra i soggetti selezionati in fase 1. I fattori di successo, anche qui prima di tutto, in continuità con quanto già sperimentato sui CRM, l'INCS ha condotto una vera e propria azione di capacity building al servizio delle organizzazioni culturali. Le linee guida di supporto al bando sono state redatte con il preciso intento di portare avanti un'attività informativa, in risposta, quindi formativa e informativa, in risposta all'obiettivo del bando di promuovere la cultura della pianificazione strategica. Il documento a supporto del bando è servito a fornire ai soggetti partecipanti delle metodologie, degli strumenti e delle strategie per la progettazione, l'implementazione e il monitoraggio del famoso piano di innovazione pluriennale. Anche in questo caso si è dato risalto, addirittura insistito sull'importanza di definire strategie e pianificare progetti sulla base del dato, ritenendo di includere tra gli indicatori per la valutazione del bando una voce specifica sulla capacità dell'ente di utilizzare e valorizzare il dato nell'ambito della strategia proposta. L'interesse a collaborare in azioni di capacity building è proseguito con la partecipazione nel percorso di Performing Plus e al progetto per la costruzione di piani di innovazione della didattica per gli enti culturali, che è tuttora in corso. Passerei ora alle lessons learned. La prima è quella dell'importanza di ibridazione delle competenze. Ibridare le competenze significa, è stato essenziale in questi processi in cui LINCS è entrata profondamente. L'esperienza del progetto CRM e del bando switch ci hanno confermato che ibridare le competenze per creare linguaggi condivisi è una via irrinunciabile per arrivare a realizzare progetti di successo. Costruire una tassonomia condivisa significa creare attività di formazione e informazione, e quindi attività di affiancamento per lo sviluppo anche di nuove competenze, del mentorship in pratica. Abbiamo anche imparato che e vorremmo avere una riflessione su questo, quella l'idea di provare a ribaltare quando possibile l'approccio docente-discente, questo approccio nel quale spesso si pone il mondo tecnologico nei confronti del mondo culturale, e quindi chiederci cosa le istituzioni culturali possono portare al mondo tecnologico. Questa è una prospettiva per LINCS, che è un centro di ricerca tecnologico, ed è un'idea nuova che stiamo cercando di portare all'interno del lavoro dei nostri ricercatori. Il terzo elemento è quello, ovviamente, è l'idea di coprogettare per arrivare ad un approccio in modo molto più parallelo, perché consente uno scambio di competenze totalmente immersivo nella realtà del bando. Un primo grande risultato del bando switch che abbiamo potuto constatare è stato quello, ovviamente, di tra la prima e la seconda fase, più del 50% dei selezionati hanno sviluppato competenze di project management tramite l'affiancamento di Fondazione LINCS, e questo ci pare un traguardo davvero ragguardevole, e addirittura abbiamo proseguito questo percorso e stiamo avviando come Fondazione LINCS insieme a Torino Wireless e Fondazione Piemonte Dal Vivo, ovviamente sostenuti dalla Compagnia di San Paolo, abbiamo creato dei tavoli di coprogettazione, di nuovo questo tema che vi ho citato poco fa, di coprogettazione tra Performing Arts e PMI tecnologiche per definire proposte progettuali innovative in chiave digitale negli ambiti della produzione e della fruizione. Arrivo adesso alla mia ultima slide e ai messaggi finali. Che cosa sta cambiando sostanzialmente? Ricorrere al digitale a causa della pandemia non è solo necessario, ma non è più procrastinabile. Il digitale ha pervaso le soluzioni, anche le soluzioni on-site, necessarie a garantire la presenza fisica dei visitatori.
due cifre a titolo di esempio: il 55% dei musei intervistati ha investito in sistemi per la salvaguardia della salute e il 70% delle istituzioni culturali manifesta interesse ad arricchire l'esperienza on-site grazie al digitale. Da un altro punto di vista, si parla sempre di più di questa tendenza emergente dell'exhibit design on life, ove il confine tra il fisico e il digitale non è più netto, ma è molto permeabile, e quindi gli spazi di allestimento museali, così come le performance dal vivo, sono progettati per definire una vera e propria esperienza in cui spazio fisico e digitale risultano integrati. Ci sono inoltre dei bisogni prioritari, quelli di creare nuovi spazi di rappresentazione scenica, arricchendo l'esperienza di produzione e quindi non solo l'esperienza di fruizione, ma anche quella proprio di produzione attraverso nuovi strumenti. Quindi tre messaggi chiave. Ci interessa valorizzare l'esperienza di visita, arricchendo l'aspetto della fruizione on site e rimandando anche agli spazi digitali del pre e post in un luogo misto tra fisico e digitale che amplia il coinvolgimento e la possibilità di espressione della creatività. Si apre un capitolo nuovo, quindi, è un momento cruciale in cui l'esperienza delle organizzazioni culturali con il digitale è maturata, in cui potrebbe allentarsi il carattere di risposta-reazione e in cui è possibile che si inizi a dare maggiore spazio alla sperimentazione per arricchire gli aspetti di produzione e fruizione e ampliare quindi l'esperienza creativa. Terzo ed ultimo elemento, le tecnologie che si possono utilizzare oggi sono molto estremamente varie all'interno di questa esperienza digitale aumentata. Ne cito solo alcune: la cosiddetta X-Reality, che contiene virtual reality, augmented e mixed reality, i QR code, i touch screen, le haptic device, il gaming, il video mapping, insomma tutte le tecnologie, oltre ovviamente a quelle dell'analisi del dato, di back office che citavo prima, tutte le tecnologie di fruizione oggi possono essere messe a servizio in modo estremamente efficace all'interno di una nuova concezione degli enti culturali. Insomma, avvertiamo un vero fermento, e qui chiudo e concludo, raccolto anche ovviamente dai bandi che stanno uscendo sul territorio, a favore dell'adozione di strumenti digitali per gli aspetti di produzione e di fruizione, e un crescente desiderio di conoscere nuovi strumenti digitali per ampliare l'esperienza di produzione, confrontandosi anche con modelli di rappresentazione e per reinventare lo spazio fisico e digitale. Si cerca dunque un'esperienza arricchente, sperimentale, nuova, che trova un mezzo di espressione digitale. Anche noi in Fondazione Links, per citarvi un esempio finale, con il progetto Sally stiamo sperimentando e portando l'artificial intelligence a creare, a diventare un artista, e stiamo esplorando i confini della frontiera dell'artificial intelligence nel connubio con le arti musicali e visive. Insomma, in questo dialogo, il dialogo e la collaborazione con il comparto culturale sono per Links di rilevanza estremamente strategica. Ci consentono di intervenire su progetti che hanno un valore significativo enorme, inteso in termini appunto di impatto socio-economico. Un impatto sociale per quei valori propri della cultura e dell'educazione, inclusione e apertura che portano a inevitabili ricadute sul territorio, ed economico perché abilita la possibilità di attivare nuove filiere sia sul fronte del comparto tecnologico sia su quello ovviamente dell'industria creativa. Con questo vi ringrazio e cedo la parola a Paola. Grazie mille, direttore, ringrazio lei e anche la squadra con cui sta portando avanti questi nuovi filoni per noi così interessanti e di grande supporto. Continuo allora questo excursus delle nostre collaborazioni, arrivando all'Osservatorio di Innovazione Digitale nei Beni e nelle Attività Culturali del Politecnico di Milano.
con cui abbiamo disegnato il bando, portato avanti anche l'esperienza del CRM e adesso anche quello del bando Switch. Con loro stiamo lavorando in particolar modo sulla valutazione di impatto del bando. Lavoreremo anche nei prossimi mesi con i vincitori su questo, per cui non rubo altro tempo e lascio la parola alla professoressa Deborah Agostino, direttrice dell'Osservatorio. Grazie, grazie molte Paola, e ci tengo a ringraziare il lavoro che stiamo facendo ormai da qualche anno proprio sul tema dell'unione tra digitale e beni culturali. Come vi dicevo, chiudiamo questa mattinata con un focus su come misurare gli impatti della digital transformation. Nello specifico mi andrò a focalizzare su due temi. Il primo, perché misurare gli impatti della digital transformation, e il secondo, quali sono gli strumenti, quali sono le leve che abbiamo a disposizione per poter misurare la digital transformation. Tutto questo chiaramente non in termini astratti, ma calato nella specificità del bando Switch, come vi racconterò tra poco. Parto dal perché. Perché misurare gli impatti di digital transformation? In realtà proprio il presidente Profumo in apertura stamattina diceva come Compagnia di San Paolo ha questo approccio di sperimentare e poi valutare i risultati. Ecco, mi ricollego proprio a questo. I motivi per il quale è importante misurare gli impatti della digital transformation ve li riassumerei almeno in tre punti. Parto dal primo. Primo punto per cui è rilevante la misurazione è il supporto al processo decisionale, al processo strategico di cambiamento delle istituzioni culturali. Il bando Switch ha finanziato e permetterà l'implementazione di una serie di progetti di digital transformation. Questi che risultati porteranno? Come fanno le istituzioni a capire se e come proseguire con anche a seguito del bando Switch nelle proprie attività? Ecco che la misurazione degli impatti può supportare le istituzioni culturali a capire che cosa ha funzionato bene, che cosa ha funzionato meno bene, e di conseguenza supportare nella scelta delle direzioni future. C'è un secondo motivo per cui è rilevante misurare gli impatti, che invece il supporto alle attività di policy o, in termini più generali, a tutti gli interventi di supporto alla valorizzazione della cultura, dove all'interno del quale ovviamente includiamo tutte le attività di supporto alla valorizzazione della cultura di Compagnia di San Paolo. È chiaro che gli strumenti che possono essere utilizzati per favorire il cambiamento delle istituzioni culturali e la valorizzazione delle attività culturali sono molto diversi. Sulla base di cosa alcuni funzionano, altri no, quali possono essere duplicati, quali refinement e fine tuning fare. Ecco quindi che vedete nel disegno come c'è, diciamo, un'iconcina dell'arrivo, proprio per dire se io devo raggiungere un determinato obiettivo lo posso fare in modo diverso, con strumenti diversi. Quale strumento funziona di più o di meno? Ecco, se non andiamo a misurare gli impatti e i risultati è difficile riuscire anche qua a capire cosa fare dopo, quali nuovi strumenti utilizzare. Esiste poi un terzo motivo per il quale è rilevante focalizzarsi sulla misurazione, che è l'utente. Trovate questo disegnino con un omino al centro e tanti cerchi intorno, perché non dimentichiamoci che qualunque attività culturale è comunque destinata a un utente, a un fruitore. C'è questa cultura della visione user-centric, quindi come percepisce il fruitore delle attività culturali, quanto gli stiamo offrendo, quanto le istituzioni stanno offrendo, cosa si può fare di diverso, cosa funziona, cosa vale la pena valorizzare, che cosa no. Ecco, andando a misurare gli impatti del bando, in questo caso specifico del bando Switch, vogliamo dare un contributo a diversi livelli. Vogliamo migliorare l'esperienza che gli utenti delle attività culturali avranno, vogliamo dare un contributo concreto a Compagnia di San Paolo per capire effettivamente quali sono i ritorni di questo bando, e allo stesso tempo vogliamo supportare le istituzioni culturali nell'avere un parametro di riferimento per capire che cosa ha funzionato bene, che cosa meno bene, o a valorizzare e a consolidare quanto è stato fatto. Come andiamo a fare tutto questo? Quindi, a fronte del perché misurare, entrerei ora nel dettaglio del come possiamo misurare la digital transformation. Nello specifico, abbiamo già iniziato a lavorare a questo, e come vedete nella slide successiva, sostanzialmente ciò che abbiamo fatto è un'analisi dalla letteratura, sia accademica che non, rispetto a quali sono i modelli e gli strumenti che vengono utilizzati ad oggi per misurare gli impatti.
La letteratura su questo è molto vasta, nel senso che troviamo della letteratura che misura l'impatto della cultura, troviamo altra letteratura che si occupa di misurare gli impatti del digitale, ma non tocca il tema della cultura, e una letteratura altrettanto ampia che misura invece gli impatti sociali. Ecco quindi che il nostro obiettivo con il modello di misurazione degli impatti che abbiamo sviluppato si interseca all'unione di questi tre ambiti. Quindi andare a cogliere la letteratura esistente su questi temi con l'obiettivo di sviluppare un modello che sia in grado di cogliere sì l'impatto culturale, legato però alle attività di digital transformation, e che coglie, diciamo, tutti i punti di forza e tutti gli aspetti chiave legati ai tipici strumenti di impact assessment. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato un modello che ha sostanzialmente tre caratteristiche principali. Il primo è un modello che vuole essere replicabile, quindi è vero che noi adesso lo andiamo a applicare nello specifico per la valutazione degli impatti del bando switch, ma l'obiettivo è poi poterlo replicare anche in altri contesti culturali. È un modello che vuole essere flessibile proprio perché è costituito da diversi blocchi, quindi con l'obiettivo di accendere e spegnere i diversi blocchetti a seconda poi delle specificità di situazioni future, è scalabile proprio perché può essere utilizzato sia a livello di singolo ente sia a livello complessivo. Stante la review della letteratura e stante le esigenze che diciamo ci sono state sottolineate anche da compagnia rispetto alla necessità di misurare gli impatti, ecco che in modo congiunto abbiamo sviluppato questo modello che vi vado a presentare tra pochissimo, che ha sostanzialmente tre caratteristiche: ha una componente quantitativa, una componente qualitativa e una componente specifica, appunto calata sul bando switch. Quali sono le componenti del modello? Allora, noi possiamo dire che il modello ha un'ossatura che si caratterizza per una serie di blocchi. Vado a raccontarveli uno a uno. Qui nella slide vedete il primo blocco che caratterizza il modello per valutare gli impatti della trasformazione digitale è rappresentato dalla pianificazione strategica. Pianificazione strategica inteso come promuovere la cultura della pianificazione e supportare le istituzioni ad avere una cultura del dato. A destra trovate i dati che come osservatorio annualmente raccogliamo. Nello specifico avete il dato della survey che abbiamo condotto nel 2021 su musei, monumenti e aree archeologiche, che nel quale le istituzioni che hanno risposto alla domanda avete un piano strategico dedicato all'innovazione digitale, il 76% dei rispondenti ha dichiarato no. Ci tengo a sottolineare come già il bando switch, solo per come era costituito il bando, invece ha già spinto le istituzioni culturali che hanno partecipato a stendere un piano, perché era requisito per poter partecipare avere un piano un piano strategico di sviluppo. Ecco quindi che il modello di valutazione degli impatti che cosa farà? Cercherà di capire se questa spinta che il bando switch ha dato di stendere il piano strategico verrà poi portata avanti, quanto questo aver iniziato a far riflettere le istituzioni culturali sulla pianificazione strategica si trasforma poi in qualcosa di continuativo, si trasforma poi in un'attività di utilizzo dei dati, raccolta dei dati e utilizzo di questi dati a supporto delle decisioni. Col modello andremo a vedere questo, andremo a vedere che cosa succede dopo, tanto che il piano strategico è stato sviluppato. C'è poi una seconda componente del modello. La seconda componente del modello l'abbiamo discussa in modo ampio nel precedente intervento dell'ingegner Buscaglia, ed è la contaminazione tra il mondo digitale e il mondo culturale. Quindi non torno a ripetervi che cos'è, ma vi do solo un dato numerico che vedete nell'istogramma, che fa vedere come le istituzioni culturali nel 2021 ad oggi quindi stanno utilizzando e stanno implementando una serie di tecnologie digitali. Qui nel grafico vedete nello specifico le tecnologie digitali a supporto dell'attività di fruizione. Che cosa faremo con il modello che va a misurare l'impatto? Cercheremo di capire se questa ibridazione tra i provider tecnologici e le istituzioni culturali e i professionisti della cultura porta dei risultati di upgrading e di sviluppo del sistema. Cosa succede? Che risultati vengono raggiunti? Quindi anche qua sappiamo che questa contaminazione già c'è, grazie al bando switch sono chiamati a lavorare insieme provider tecnologici e istituzioni culturali. Quali risultati? Ecco, con il modello andremo proprio a cogliere il che cosa succede, e quindi vorremmo andare oltre quel numerino che vedete nella slide.
Arrivo al terzo blocco. Il terzo blocco e il terzo componente del modello è la cultura dell'innovazione. Qui per cultura dell'innovazione intendiamo favorire la diffusione e lo sviluppo della cultura delle competenze, quindi sostanzialmente lavorare sulle professionalità e su piani di capacity building e di formazione. Anche qua vi porto sempre i dati della survey dell'osservatorio. Se andiamo a vedere la presenza di competenze digitali nelle istituzioni culturali, abbiamo sostanzialmente un quadro eterogeneo, da istituzioni che non hanno profili digitali, da istituzioni che si affidano dei provider esterni, ad altre istituzioni che hanno dei team interni o dei professionisti ad hoc. Quello che noi vorremmo vedere con il modello è capire in che modo viene sviluppato un piano di capacity building. Chi ha partecipato al bando sa bene che una parte del bando andava proprio a toccare questo tema. Quindi, quali sono i risultati del lavorare sulle competenze dell'innovazione negli enti culturali? Competenze che toccano tutti i temi che Francesca prima citava, quindi sia la conservazione del patrimonio, sia l'attività di management, sia l'attività di fruizione, la ricerca, eccetera. Quindi andremo a monitorare quanto si riesce, quali sono i risultati di questi piani di capacity building. C'è poi la quarta componente del modello, e non poteva ovviamente mancare, che è la parte di sostenibilità economica. Adesso, sulla sostenibilità economica, che cosa vogliamo andare a vedere? I due aspetti: quanto avere dei progetti di innovazione digitale mi porta ad avere efficientamento, quindi risparmiare sostanzialmente, ma dall'altra parte quanto nuovi progetti e nuovi investimenti mi portano ovviamente a generare nuove entrate. Anche qui nel grafico potete vedere i dati dell'ultima survey dell'osservatorio, che fanno vedere come le nuove attività di, chiamiamole fruizione online, le nuove sperimentazioni che i musei hanno messo in campo durante quest'ultimo anno di pandemia, si sono poi tradotte in pochi casi, nel 22% dei casi, in una serie di nuovi modelli di revenue, di conseguenza pagamento. Quello che noi andremo a fare con il modello di misurazione dell'impatto sul bando switch sarà quello di vedere quanto i progetti che le varie istituzioni andranno a implementare sono effettivamente in grado di creare efficientamento, quindi focalizzare le risorse interne su attività a valore aggiunto, così come sono in grado di essere poi sostenibili in autonomia nel lungo periodo. Sono chiaramente tutti aspetti che già in fase di sottomissione della proposta sono stati toccati. Quando si va a valutare l'impatto, si va a vedere e quindi che cosa succederà, cosa ci sarà dopo. Infine arriviamo all'ultimo punto, non per questo però ovviamente meno importante, che è rappresentato dalla dimensione del territorio, quindi quanto, grazie ai progetti che le varie istituzioni andranno ad implementare, si favorisce lo sviluppo della comunità sociale e del contesto territoriale. Anche qua, se andiamo a vedere il grafico, vediamo come, se chiediamo alle istituzioni culturali, avete accordi e partnership con operatori turistici, in questo caso per promuovere l'istituzione, il quadro è eterogeneo. Quindi anche qui quello che andremo a fare sarà quantificare, adesso vi spiego meglio come, quanto gli interventi e le progettualità legate al bando switch favoriscono la valorizzazione dell'identità territoriale e le collaborazioni e la costituzione di reti sul territorio. Chiudo con il pezzettino, tra virgolette, finale. È chiaro che qui non è la sede nel momento per entrare nel dettaglio delle tecnicità del modello, però vi vorrei dare un quadro complessivo di come è articolato, che cosa andremo a fare. Allora, il piano ha questo scheletro, come vi dicevo prima, ha questi 5 macro blocchi, sono le priorità strategiche legate al bando switch. Per ciascuna di queste priorità strategiche, che cosa andremo a fare? Andremo a toccare due aspetti. Il primo, come in realtà un pochino vi anticipavo, andremo a quantificare numericamente, quindi con un numerino, diciamo così, quanto il bando switch ha contribuito a sviluppare questi 5 ambiti di azione, e lo faremo con degli indicatori di prestazione, quelli che gli inglesi chiamano KPI. Questo è il primo pezzetto. Siamo però consapevoli che il numero da solo ci dà solo una visione parziale, perché ci dice, ok, sono riuscito a raggiungere X sulla dimensione pianificazione strategica, che senz'altro ci è utile, ma a nostro avviso non è sufficientemente ampio per cogliere le molte sfaccettature della trasformazione digitale. Ecco quindi che a questo blocco di analisi quantitativa si aggiunge una seconda parte del modello, che è la parte qualitativa. Quindi accompagneremo questo numerino da una serie di dati appunto più qualitativi che si vanno a focalizzare sui fattori abilitanti e gli ostacoli, perché nel momento in cui vado a implementare un determinato progetto, che cosa
determina il suo successo, quali sono le criticità che ci sono state. Ecco quindi che al numerino che andremo a calcolare con gli indicatori vogliamo andare ad accompagnare quali sono quegli elementi, quei fattori che siano legati alle competenze, che siano legati alla tecnologia, che hanno favorito oppure ostacolato l'implementazione di questi progetti. Quindi complessivamente andremo a strutturare, a quantificare, diciamo, gli impatti del bando in questo modo. Ci aspetta quindi, perlomeno per le istituzioni coinvolte del bando Switch, quindi un cammino abbastanza intenso. Io con questo concludo e ringrazio ovviamente moltissimo Compagnia di San Paolo per l'attenzione a questi temi e chiaramente tutti voi che ci state ascoltando. Vi lascio in calcio ovviamente i miei riferimenti. Grazie mille e ripasserei la parola a Paola. Grazie, io prendo la parola e la ricedo velocemente al direttore Buscaglia che voleva fare un ultimo intervento. Grazie, grazie mille Paola. No, io volevo ringraziare e sottolineare la bellezza di questo lavoro di team che ha visto, devo dire, tanti interventi esterni sul bando Switch, a partire dalla professoressa Deborah Agostino ovviamente, ma soprattutto ha visto l'impegno dei team di Compagnia di San Paolo, Paola Sabione, Francesca Gambetta. Vi volevo ringraziare davvero molto, è stata una bellissima collaborazione di grande qualità. E poi voglio ringraziare i miei team interni, in particolare il dottor Luca Fasolo, la dottoressa Regina Valesio, dottor Nicola Bozza e tutti gli altri che hanno contribuito a questo successo, in particolare sul bando Switch. Ti ridò la parola, scusa, mi sembrava doveroso questo ringraziamento e sottolineare la bellezza di questa collaborazione. Grazie mille, quindi richiamiamo tutti i relatori qui sullo schermo per i saluti finali. Anche noi siamo molto contenti di questa collaborazione e del lavoro che stiamo portando avanti con i vostri team. Come dire, è tutto un lavoro appena iniziato, ci sarà tanto da lavorare, come diceva la dottoressa Gambetta. Non vediamo l'ora di lavorare poi direttamente anche con i progetti vincitori e con le istituzioni culturali che ovviamente, insomma, entrano in campo e adesso lavoreranno con noi in questa grande sfida. Ringrazio tutti quanti, ringrazio appunto anche le istituzioni culturali che hanno partecipato al bando, tutte quante, anche insomma chi non ha superato anche la prima fase ma che comunque ha voluto intraprendere questo percorso, perché speriamo che comunque possa essere stato uno strumento di analisi e di avvio comunque di una trasformazione digitale nei propri enti. Ringrazio tutti i presenti che ci hanno ascoltato oggi, vi rimandiamo ai racconti che faremo nel corso dell'anno dei progetti e poi della restituzione del lavoro di valutazione che faremo sul bando. Grazie a tutti e a presto.